Salve a tutti, qui è l'Winter. Oggi continueremo la nostra carriera allenatore. Abbiamo subito una amichevole contro lo Stoke City, ma ci arrivano due mail. Uno è il giocatore venduto, l'Aronchi è stato venduto e Bonazzoli vorrebbe giocare. Va bene. Allora, modifico la rosa e poi vi faccio vedere con quale formazione giocherò. Allora, questa è la formazione con cui giocheremo. Ho modificato ovviamente qualcuno e ho lasciato qualcun altro. Speriamo che possa fare una buona partita. Andiamo a simulare, vediamo contro lo Stoke City. Bonazzoli gioca come mi aveva chiesto. Vinciamo e segna anche lui. Però si fa male Caldirola. Il giocatore infortunato ha un giorno, per fortuna, almeno lui. E Bonazzoni ci ringrazia per averlo mandato in campo. Continuiamo. Ho visto che di esterni sinistri non abbiamo neanche uno. Ho dimenticato forse di fare. Scusate. Di chiedere informazioni per Ceballos. Informazione. Nel frattempo stiamo adattando loro due. E Zaza, chiediamo informazioni anche per lui. Non si sa mai. Avanziamo di qualche giorno. Allora, per Zaza 15 milioni è una cifra impossibile. Ceballos invece 600.000 euro. Facciamoci 500.000 euro. Abbiamo ricevuto un'offerta per Michele Rocca. Accettiamo. Allora, è stato venduto Michele Rocca. Nel frattempo hanno accettato la nostra offerta di 500.000 euro per Ceballos. 4 anni, giocatore chiave perché sarà lui il nostro attaccante sinistro. Quindi avanziamo qualche altro giorno, vediamo. Allora, abbiamo ricevuto un'offerta per Kuzmanovic, vediamo se riusciamo a venderlo per 4 milioni e 3. No, ho sbagliato. 4 milioni e 3, vediamo se la Fiorentina accetta. Però Ceballos si rifiuta il contratto perché non crede che possiamo garantirgli questa posizione, vediamo, importante. Mi sembra strano, vogliono sempre di più, invece lui chiede di meno. Proponiamogli giocatore importante. Avanziamo, siamo al 20 agosto. La Fiorentina dice che possono arrivare a 4 milioni e 2, accettiamo. Perché comunque abbiamo tanti centrocampisti centrali. Giocatore venduto. Abbiamo venduto Kuzmanovic per 4 milioni e 2. Dovevo accettare l'offerta. Non l'offerta, la. Non mi ricordo dove. Mi sembrava che. Allora, questa offerta è stata accettata, quindi potevamo fare l'offerta di contratto. Non, se non mi sbaglio, Murillo aveva accettato l'offerta. Vado a controllare. No, qui. Murillo, invia nuova offerta. Infatti, mi ero dimenticata di accettare dopo che non è che è stato venduto. Mi sa che venderò anche Andreoli, perché se arrivano Murillo e José María Jiménez ci possiamo permettere di vendere Andreoli, quindi lo metto subito sul mercato, sperando che arrivino buone offerte. Avanziamo di qualche giorno, arrivano 3 mail, allora. Accettata. Tutti e tre accettano, quanto vedo. José María Jiménez accetta. Ceballos accetta. Spero che mi facciano accettare anche Murillo. Sì, allora accettiamo tutti e tre i giocatori, quindi altri tre colpi di mercato importantissimi. Speriamo ora di vendere qualcuno, di liberarci di qualcuno, perché la nostra rosa è enorme in questo momento. Andanovic, Carrizo, Berni in porta, va bene. Vidic, Luca Caldirola, Juan Jesus,
José María Jiménez, Jason Murillo e Marco Andreoli. Sono 2, 4, 6 difensori centrali per due posti. Sono troppi. Quindi speriamo di vendere Andreoli, se no mi vedo in difficoltà. Terzino sinistro Nicola Murru, come l'unico naturale terzino sinistro in questa squadra. Poi abbiamo a centrocampo abbiamo Mvilà, Palazzi, non ha ricevuto nessuna offerta ancora. Speriamo che la riceva. Bazor, Medel, Green in prestito. Poi abbiamo esterni destri Jonathan D'Ambrosio, Alvaro Vadiglio. Poi abbiamo centrocampo anche Baselli, Hernanes, Rabiot, Guarin, Kovacic, Obi, che ancora non sono riuscito a metterlo, scusate, a venderlo. Nagatomo esterno sinistro. Poi in attacco abbiamo Bernardeschi, Puskas, Bonazzoli, che non ha già dato nessuna offerta di prestito ancora, Palacios, Icardi, Osvaldo e Ceballos come attaccante sinistro. Volevo fare un tentativo per Zaza, togliendomi come si chiama? Togliendomi Osvaldo. La rosa è già completa, mi dice, quindi devo mandare via qualcuno. Vediamo se riusciamo a vendere qualcuno, ci arriva qualche offerta. Offerta per trasferimento di Joel Obi. Vediamo se riusciamo a venderlo per qualche milioncino in più, o meglio, qualche mila euro in più. Avanziamo qualche altro giorno. Allora, ci arriva anche un'offerta per Andrea Palazzi. Hanno accettato l'offerta di 1,7 milioni di Obi. Accettiamo l'offerta di Palazzi, quindi possiamo andare a fare l'offerta per Zaza. Ok, allora Zaza mi dice che non posso contattare perché la cosa è già al completo. Forse devo avanzare almeno di un giorno. Allora, è stato venduto Obi, giocatore in prestito, un colloquio, prossima partita. Puskas vorrebbe scendere in campo, vediamo, ci pensiamo successivamente. In questo momento vorrei provare a fare l'offerta per Zaza e provo a acquistare Zaza. Proviamo 9 milioni più Andreoli. Vediamo se accettano. Speriamo che sia di loro interesse il giocatore. Offerta troppo bassa. Siamo interessati al giocatore, ma si aspettano 1 milione e 8. Proviamo 1 milione e 5. Avanziamo. Ci arrivano due mail. Offerta accettata. Perfetto. Allora, l'ingaggio è abbastanza alto, comunque 50.000, durata 4 anni, ruolo squadra, un giocatore chiave, perché comunque sarà lui a alternarsi con Icardi. Allora, sistemo la formazione per questa parte con il Torino che simuleremo, perché voglio finire prima il mercato e poi giocare, quindi sistemo e poi vi faccio vedere. Allora, questa è la formazione, purtroppo abbiamo ancora Kovacic infortunato e anche che Vadiglio, quindi giocherà Bernardeschi. Abbiamo subito messo Ceballos titolare a sinistra, poi Rabiot no acquisto, anche lui subito a centrocampo. Per il resto gli altri sono in panchina, alcuni in panchina tipo Caldirola, Baselli e altri ancora in riserva, perché non posso mettere subito tutti i titolari come Jimenez, Murillo, Murru, scusate, e Bazoer. Allora, questa è la formazione. Andiamo subito a simulare la partita contro il Torino. Speriamo di vincere. No, non vinciamo. Pareggiamo 2-2 con gol dei nostri due esterni, Bernardeschi e Ceballos. Quindi, due nuovi acquisti, segnano subito. Perfetto. Allora, qui Osvaldo è deluso che non abbiamo fatto giocare titolare, invece Puskas non dice nulla. Allora, visto che abbiamo fatto l'offerta per Zaza, vorrei rimandare al Southampton
Osvaldo, anche se costa 1.001.000, però preferisco così. E poi volevo trovare qualcun altro come esterno sinistro. Vediamo se i nostri osservatori hanno trovato qualcuno di interessante, poi vi faccio sapere. Allora, abbiamo chiesto informazioni per alcuni giocatori, tutti esterni sinistri ovviamente, che è l'unica posizione in cui ci servono in questo momento. Allora, nel frattempo Zaza accetta, quindi non ci rimangono molti soldi, dovremmo trovare qualche offerta a poco prezzo. Allora, vediamo di sistemare un po' il budget prima, chissà. Riusciamo a arrivare? No, comunque abbiamo ancora 5 milioni da spendere, da poter spendere. Allora, Arons si è unito di recente alla squadra. Bene Zet 1.700.000, Califi 1.100.000, Gianluca Capelli 3 milioni. Mi rimangono solo loro due, preferisco lui. Quindi facciamo un'offerta più bassa, ovviamente. 1 milione, proviamo anche 900.000, vediamo. Allora, hanno ricevuto un'altra offerta dal. Quindi, via un'offerta di Antonon. Vediamo se riusciamo a fargli un'offerta interessante anche, però, sennò, altrimenti dovremmo buttarci su un altro giocatore. Che al momento, però, non mi va. Allora, hanno fatto 1.900.000 quelle del René, se non mi sbaglio. 1.900.000, speriamo che accettano anche la nostra, vediamo. Offerta accettata, quindi dobbiamo fargli una buona offerta di contratto, facciamo 16.000, un po' più di quello che mi ha chiesto lui. È giocatore chiave, così forse si convincerà. Vediamo cos'è questa email. Contratto rifiutato. Ringrazio per l'interesse, ma prima di modificare. Non credo che possa garantirmi quel ruolo e squadra. Allora andiamo a modificare l'offerta. Sbaglio sempre. No, qui. Allora andiamo a modificare l'offerta per Benezet. È più un giocatore di questo club, quindi ci ha rifiutato l'offerta, hanno accettato l'altra. Allora mi sa che dovremmo provare a prendere Caprari. Però forse ce lo cedono a meno perché è in scadenza, quindi proviamo 2 milioni. Proviamo solo poche ore, quindi speriamo che accetti subito. Offerta troppo bassa, 2 milioni e 6, va bene, 2 milioni e 6, così rischiamo di non ritrovarci a poco tempo alla fine senza un pedine importante. Offerta accettata, contratto 15.000, 4 anni. Giocatore importante, sperando che accetti lui stavolta. Ci mancano 3 ore, arrivo un'email. Offerta accettata finalmente, così mi levo la paura di rimanere senza un altro esterno sinistro che possa sostituire Ceballos. Anche se comunque può essere titolare Caprari, abbastanza forte. Non arriva nessuna offerta né per Bonazzoli né per Puskas, la cosa mi preoccupa perché dovrò fargli fare la terza, quarta punta. Arrivo 3 mail, l'ultimo giorno di mercato si è concluso. Sono stati spesi 100 milioni in tutta la giornata, in quest'ultima giornata. Giocatori impegnati nelle nazionali e in allenamento. Nagatomo si è fermato per 3 settimane, quindi la cosa è un po' preoccupante. Si è ristabilito Kovacic, si è ristabilito, quindi penso che a breve anche. Eh sì, infatti arriva le belle, anche Vadiglio si è ristabilito per fortuna. Loro due sono rientrati, anche se Nagatomo ne avrà ancora per un po'. Allora, questa è la prima partita, non la giocheremo in questo video perché
Non mi sembra il caso comunque. La giocheranno alla prossima, quindi se volete vedere cosa combinerò con questa nuova squadra, diciamo, mi sembra che vada bene così. Questa è la formazione della prossima partita, quindi a meno che non trovi qualche altra idea. Salviamo. Va bene così, il video è finito. Spero di essere stata brava in questo mercato, quindi se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate se volete dire la vostra sul mercato che ho fatto e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!